Come aumentare la tua produttività e di conseguenza guadagnare di più grazie a tre semplici consigli. E benvenuti gladiatori, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video. Prima cosa in assoluto, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina delle notifiche per ricevere gli aggiornamenti futuri sui prossimi video che usciranno e soprattutto metti un bel mi piace per pompare l'algoritmo di YouTube al massimo. Detto questo ragazzi, partiamo subito col video: come aumentare la produttività e di conseguenza guadagnare di più. Per chi fa l'imprenditore, per chi già fa l'imprenditore da tanto tempo, sa benissimo quanto è importante essere produttivi durante la giornata. Quindi non parlo solo di ore, quindi non solo di quantità di lavoro, ma bensì di qualità del lavoro, che per chi fa l'imprenditore da tempo, soprattutto l'imprenditore digitale, sa benissimo quanto questo è importante, ok? Quindi focalizziamoci sulla qualità del lavoro durante la giornata. La prima cosa che dobbiamo fare per aumentare la produttività è segnarci, scriverci esattamente tutto. Ovviamente potete scrivere anche sul computer, sul tablet, sull'iPhone, dove volete. Scrivere esattamente i compiti, ok, gli obiettivi della giornata. Questa è una delle cose più importanti da fare in assoluto, soprattutto prima di andare a dormire. Ogni notte prima di andare a dormire vi scrivete anche un foglio, qualsiasi cosa, va bene, vi scrivete esattamente cosa dovete fare il giorno prima, ok? Tu scrivi quello che devi fare la mattina, vabbè, fai colazione, ti svegli eccetera eccetera, poi vai per esempio, crea il tuo negozio Shopify, crea il tuo brand, controlli le inserzioni Facebook, fai dei video ads, qualsiasi cosa tu debba fare, la fai, ok? In base a qualsiasi tipo di business, tu devi scriverti esattamente che cosa fare durante la giornata e lo fai prima di andare a dormire, così la mattina già sei pronto, ok? Appena hai terminato tutta la tua routine giornaliera, che andremo a vedere in un altro video, sarai pronto o pronta per partire alla stragrande con i tuoi compiti giornalieri. Quindi abbiamo detto, prima cosa in assoluto è scriversi dettagliatamente che cosa fare durante la giornata. Ora, come possiamo invece amministrare il tempo nella nostra giornata? Anche in quel caso, oltre a pianificare tutta la nostra giornata, tutti i compiti, come abbiamo detto in precedenza, dobbiamo fare in modo che quel tempo a disposizione per il nostro lavoro sia sfruttato il più possibile, al 100%, non vada sprecato, ok? Cosa intendo con questo? Molte persone, sicuramente sarà capitato anche a te, durante le ore di lavoro, soprattutto un lavoro stressante, un lavoro dove è più difficile mantenere la concentrazione, in questa tipologia di lavoro è molto più difficile mantenere la concentrazione e il focus, ok? Ora ci sono diverse strategie che si possono utilizzare per il focus, per aumentare il focus, quindi per rimanere concentrati sulla cosa che si sta facendo, per esempio registrare video, ok? Come in questo caso. Quindi devi mantenere il focus, devi allenarti per mantenere il focus il più a lungo possibile, in quanto proprio come nell'effetto compound del trading online, più tu carichi l'investimento, più tu investi, ok, in quell'attività. Nel trading ovviamente si investe in aziende, in stock, eccetera eccetera. Se tu investi più tempo in quel determinato lavoro, l'effetto compound andrà a ricaricare, ok, quel lavoro che già hai immagazzinato prima. Quindi quello che succederà esattamente è che il tuo lavoro andrà piano piano, con il passare del tempo, andrà a migliorare, ok? Tu ti troverai in un flow, quindi in un flusso del lavoro continuativo che andrà ad evolversi pian piano. Solitamente si riesce a raggiungere il flow perfetto, tra virgolette, del proprio lavoro circa dopo un 30 minuti, 20 minuti, 30 minuti che lavori costantemente senza staccare, ok?
in quei 20-30 minuti cosa succederà? Semplicemente ti sentirai proprio nel mood perfetto per lavorare, quindi non ti peserà più, ok? Soprattutto all'inizio, quando tu stai iniziando, magari sei lì che pensi ad altro, devi staccare tutto e concentrarti al 100% su quello che stai facendo. Questo perché? Perché quando si fa, si crea un business, si manda avanti un business, non è come avere un posto fisso che tu vai là, che giustamente se vai a lavorare oppure no, se lavori bene o lavori male, vieni pagato lo stesso. Al contrario, per l'imprenditore è tutto su di lui, quindi se una strategia di marketing che viene sviluppata ovviamente dalla mente, dallo studio, dall'esercizio, eccetera, eccetera, se quella strategia di marketing non è efficace per quanto riguarda i guadagni, quindi il fatturato, ovviamente si va in perdita e si rischia ovviamente il fallimento. Quindi è tutto un gioco di saper elaborare bene informazioni del mercato e manipolarle per il tuo business, ok? Quindi fondamentale essere in grado di lavorare il più a lungo possibile con più focus possibile. Come si può fare questo? Semplicemente, prima di tutto, isolandosi, ok? Quindi cercate di isolarvi: famiglia, amici, fidanzata, fidanzato, cane, gatto, chiunque, vi mettete lì seduti in una stanza, perché proprio l'ambiente è una delle variabili più importanti per quanto riguarda l'imprenditoria in generale, ok? Quindi assicuratevi di stare, ok? Se proprio non potete, non riuscite a casa vostra a organizzarvi uno spazio isolato, completamente isolato, senza rumori, senza persone, solo voi, solo te, il tuo lavoro, assicurati magari di andare in qualche posto, non so, una biblioteca, oppure un posto dove c'è un silenzio completo, il più possibile in silenzio, dove tu ti possa sentire a tuo agio, senza stress, senza persone che ti assillano, ti dicono cosa fare, magari impegni, cose. Non esistono, ok? Esisti solo tu, il tuo business. In quel momento devi concentrarti al 100% e assolutamente puntare tutto su quello che stai facendo in quel momento. Tutto il resto viene staccato. E in particolare questo aspetto dell'ambiente lo considero il più importante, perché va ad incidere direttamente, ok? Una variabile che va a incidere direttamente sul nostro lavoro. Potete anche utilizzare della musica, ok? Della musica per studiare, per lavorare, per fare tutte le cose che dovete fare, anche se certe persone lavorano meglio o peggio, dipende, questo è molto soggettivo. Un'altra cosa che non è assolutamente soggettiva è il cibo, ok? Che cosa si mangia durante il giorno? Cosa mangi esattamente? Se tu vai tutti i giorni a McDonald's e Burger King, cose del genere, ti assicuro che la tua produttività cadrà a picco. Questo perché intanto l'alimentazione è non solo fondamentale per la salute in generale, quindi è capace che dopo un mese che mangi McDonald's, Burger King, ti sentirai male, molto probabilmente, ma soprattutto è dal punto di vista mentale, ok, dal punto di vista lavorativo, fondamentale, perché ricordati sempre, non ti scordare mai, che noi siamo il risultato di quello che facciamo, quello che mangiamo e quello che viviamo, ok? Quindi esperienza, cibo, azione, non te lo scordare mai, sono delle caratteristiche fondamentali nella vita di tutte le persone e soprattutto nella vita di un businessman o businesswoman. E proprio a riguardo, se hai domande o dubbi oppure vuoi esprimere la tua opinione al riguardo, avere consigli riguardanti la produttività e come aumentare la produttività, la tua produttività, per guadagnare di più nel tuo business e nella vita in generale, me lo scrivi qua sotto nella sezione commenti e andrò a risponderti personalmente a tutti i tuoi quesiti. Ricordati di iscriverti al canale, di lasciare un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video.